Brucia il campo Roma Catania, indagini in corso per stabilirne le cause. Intanto prosegue la protesta dei vigili del fuoco. Oggi un sit-in presso la sede centrale, sempre a Catania. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nel campo Rom di via Quicella Porto a Catania. Indagini sono in corso per risalire alle dinamiche che hanno scaturito l'incendio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, più diverse autobotti e proprio oggi un sit-in di protesta regionale presso la sede centrale di Catania del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Ascoltiamo le parole di Carmelo Barbagallo, USB Sicilia. Nuovo sciopero, vecchie problematiche. Oggi siamo tornati qui a protestare con lo sciopero regionale di USB Vigili del Fuoco Sicilia perché ci sono delle problematiche ormai ataviche, cioè la carenza di personale, mezzi non adeguati al nostro territorio. Dagli incendi sicuramente passeremo i fraggi e gli organici sono sempre più ridotti. Da qui a poco tempo andranno in pensione tanti colleghi e non vengono rimpinguati con il turnover. Se non si interviene a livello centrale, purtroppo la situazione in Sicilia diventa critica, dove siamo costretti quotidianamente a chiudere gli staccamenti. Questo non è ammissibile in un territorio come la Sicilia, dove ci sono tantissimi interventi e tantissime emergenze si susseguono. Noi come organizzazione sindacale staremo sempre sul pezzo e chiediamo ai colleghi di partecipare agli scioperi perché se siamo in tanti, la politica e l'amministrazione sicuramente darà più seguito alle nostre richieste.